questo momento di lettura un po' interpretativa della nostra Clara Condello e con un po' questa coreografia molto insomma cadenzata della giovanissima Miriam Paviglianiti, abbiamo voluto un po' scandire quello che è il tempo della memoria, quello che è il tempo che è passato, che è stato, in un luogo deputato che abbiamo iniziato ad amare, a visitare, a conoscere, grazie a quella che in un certo senso ha aperto le sue porte e i suoi saloni nel tempo che la nostra Mirella Marra ci ha fatto amare l'archivio e che continua a vivere non dentro di noi, perché sono gli avvenimenti di cui parlava la nostra Mirella appartengono un po' agli anni in cui anche le muse hanno avuto questo approccio all'interno di un luogo deputato quale quello in cui ci troviamo, e che Maria Fortunata Minasi ha continuato nell'avvio di una tradizione che era già stata solcata storicamente. E questo che è un luogo deputato oggi continua a promuovere artisti che appartengono al contemporaneo. Eugenia Musolino non è una scoperta nel panorama artistico reggino, ha una storia, una tradizione e un vissuto fatto di grandi exploit nel tempo, ma anche momenti di introversione, di chiusura, perché come esiste il tempo del fare, esiste anche il tempo della comunicazione. E Don Denisi stesso, nella sua diciamo brevità di intervento, ha fatto capire come un luogo come questo deve essere promotore di cultura. E io ringrazio Eugenia per aver chiesto a me insomma di dare delle coordinate un po' di tipo spaziale alla lettura di un libro che abbiamo visionato due settimane fa insieme alla direttrice dell'archivio, un libro che io stesso pensavo rimanesse come patrimonio dell'archivio di Stato di Reggio Calabria, ma un libro che invece deve girare, deve essere visionato all'interno delle diocesi, magari all'interno di luoghi in cui fare assaporare il senso del libro d'artista, di quella letteratura, io la guardo da un punto di vista critico, che viene chiamata letteratura giovannea, perché porta avanti quello che è un po' un linguaggio conosciutissimo durante il Medioevo. Se noi andiamo a guardare quella che è la grande, diceva prima appunto Don Valerio, abbiamo perso il senso del simbolo, non esiste più il senso del simbolo. Devo dire che non sono d'accordo, perché nel tempo attuale, in un periodo di informale in cui l'arte ormai si è spogliata di tutti gli orpelli, il simbolo, insegna stasera Eugenia e voi lo vedete, diviene tramite il colore attualizzazione di un testo che ha le proprie radici in un momento storico ben definito. Perché prima accennava l'amica Mirella di queste calcografie, Eugenia Musolino è stata sempre un artista del simbolo, sia nelle discipline plastiche, ovvero in quello che è il controllo delle argille, sia nell'atto calcografico. Eugenia è una bravissima tecnica, nel senso che conosce la disciplina. Oggi non è facile conoscere la disciplina, la manualità, perché è stata la classica artista che ha respirato la polvere delle accademie pur facendo la docente di francese, pur impegnandosi a scuola, di conseguenza non ha vissuto pane e scuola, ma pane, accademia e scuola, quindi cercando di invogliare i ragazzi alla lettura del fatto artistico. Nel 1498 Dürer inizia a rappresentare quelle che sono le scene dell'Apocalisse di Giovanni. Voi immaginate, la xilografia vive di due, diciamo, non colori, il bianco e il nero.
le figure erano figure prese nel tempo, quindi nel Cinquecento, e dovevano dare, secondo Dürer, il senso della confusione, della commistione, per cui non si sapeva mai queste immagini da dove iniziassero e dove finissero, perché l'osservatore doveva uscire strabiliato, proprio perché doveva accadere una apocalisse visiva, un'apocalisse mentale, di conseguenza lo stordimento dell'osservatore doveva quasi appartenere a una visione, permettetemi, gotico horror. Attualizzo un termine per dire il valore didattico e di ammonimento, perché chi entrava nelle cattedrali gotiche doveva avere il timore di Dio, doveva assoggettarsi a quelli che erano i dettami della Chiesa del tempo, perché vi era che cosa? La teologia della storia. L'Apocalisse di Giovanni si identifica come Apocalisse della storia. Nel caso di Eugenia Musolino direi Apocalisse della storia attuale. Perché? Perché si sono liberati gli orpelli e quelle visioni rinascimentali, così come quelle medievali. Ricordiamoci che quasi tutti gli artisti di chiara fama si sono confrontati con appunto l'Apocalisse di Giovanni. E Leonardo era solenne, quindi non c'era niente diciamo di un po' di introverso, era solenne, era chiaramente detto, era chiaramente descritto. Mentre per quanto riguarda diciamo le versioni successive, gli artisti seguivano che cosa? Quello che era il valore escatologico. Che vuol dire escatologico? Qui Don Denisi potrebbe parlare per ore sul valore escatologico, in cui si parla di che cosa? Che l'uomo deve risuscitare dai morti, e questo è il valore escatologico, per cui l'arte doveva servire da ammonimento, da monito continuo e duraturo. Questo lo si faceva nella pittura, lo si faceva anche nelle grandi vetrate gotiche, nelle vetrate che erano praticamente fatte diciamo a piombo, tanto per intenderci, in cui vi erano vari momenti e vari brani storici accostati l'uno con l'altro. E in effetti Giovanni chi è? È un teologo della storia, è un teologo della storia che lavora per simboli, ed Eugenia ha utilizzato una visione antropomorfica di questa realtà che ha letto, in cui l'umano e il lato quasi animale e animalesco, permettetemi di dire, emerge in questa narrazione che, come voi potete notare, presenta la canonica rappresentazione dell'angelo. L'angelo suona sempre uno strumento musicale, e questo che potrebbe sembrare un musico, tanto per intenderci, è invece un chiaro richiamo all'Apocalisse. E poi mi ha chiaramente impressionato anche la stessa paura di Eugenia nel momento in cui ha finito questo libro, perché alla fine, considerate che Eugenia ha utilizzato, questo non è stato detto, l'ultima versione della CEI del 2008, quindi è quella attuale, che la CEI, questa è una cosa importante perché se no ci saremmo persi, quindi è attuale per questo. E alla fine così sta scritto: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. Quasi questa paura di stravolgere l'ordine dei fatti attraverso un figurativismo in cui anche Madre Teresa di Calcutta, voi avete notato come c'è una contingenza e un dato attuale che rivivifica un po' la storia dell'Apocalisse, che poi in effetti non è un'Apocalisse, ma è uno stato di liberazione attraverso questi accadimenti che vivono di modernismo, vivono di contemporaneità. E poi che cosa succede? Che Eugenia assimila da Dürer che cosa?
fino al 1480-1470 venivano miniati, cioè venivano fatte le incisioni, le xilografie, le miniature, solamente i capolettera, i capopagina. Con Dürer queste scene diventano ingigantite per tutta la pagina, cosa che invece prima del 1470 non veniva fatto. Quindi c'è anche questo atteggiamento a ingigantire un qualcosa che prima viveva di micro rappresentazione. Doveva dunque ottenere non condanna, ma disordine, scompiglio e anche questo senso di perdita di una bussola, no? Nel tempo, nello spazio. E quindi non doveva avere un carattere apocalittico, allucinato, vagheggiante, nichilista. Questo era il senso che la nuova rappresentazione dell'Apocalisse doveva avere. E voglio soffermarmi su una cosa breve. Nel 1180 i segni dell'Apocalisse si dividevano in tre momenti: divulgare il crimine, il propagarsi delle eresie e la diffusione della scienza. Questo andava ad indicare il giorno della collera. Quindi era un monito che veniva fatto nei confronti di chi divulgava il crimine, propagava eresie e diffondeva scienza. Guardate, nel 1180 veniva detto questo, però se io oggi vi parlo, divulgare il crimine è attuale o non è attuale? Attualissimo. Il propagarsi di eresie, probabilmente le eresie di quel tempo non erano le eresie che stiamo vivendo attualmente. E la diffusione della scienza intorno all'anno al 1100 non era la scienza e questo grande progresso che ci circonda. Dunque è profetico questo Apocalisse di San Giovanni, è profetico e ancora vive in mezzo a noi. D'altra parte il monito continuo è quello di non conoscere né il giorno nell'ora in cui tutto questo, ecco, bisogna stare sempre allerta, bisogna stare sempre pronti. E naturalmente l'artista, in questo caso Musolino, insegna che cosa? Quello che l'istituzione della Chiesa lo fa da un punto di vista didattico, nel senso che ha avuto un approccio di studio del testo e poi di restituzione segnica, con un tocco, voi vedete, in effetti questo è un libro d'artista in cui emerge che cosa? Più che il dato pittorico, il dato grafico, no? Si vedono appunto queste chine che naturalmente nascondono poi tutte questi colori quasi acquarellati. Vedete queste figure quasi fantasmagoriche, così come anche l'abbigliamento stesso è un abbigliamento contemporaneo del tempo che lei ha saputo attualizzare. E a tal proposito vorrei appunto che dove Clara Condello potesse leggere pagina 26. Col sottofondo, prego, professore Livoti. Parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la sua tribolazione, la tua povertà. Eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diluvio sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.
chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Stavo appunto per trovare l'immagine qui con Eugenia, perché vi volevo fare notare il collegamento con questa grande contingenza, no, del testo in cui siamo vicinissimi. Scusate il computer un po' lento, però dà i suoi risultati alla fine. Non vogliamo tutto. Ecco qua. Questo è appunto il testo che la nostra Clara Condello ha letto, la lettera all'angelo della chiesa di Smirne. Voi praticamente notate, ecco, ora è andato via, come i personaggi che la protagonista ha realizzato sono personaggi in cui gli ultimi, gli extracomunitari, gli emigrati, eccetera, ecco qui l'immagine, ve la faccio vedere, anche se per evitare di... Guardate il grande atteggiamento dell'artista nei confronti degli ultimi, che sono gli ultimi rappresentanti di queste continue migrazioni. E guardate come questo personaggio che io indico qui col dito è quasi un personaggio da fumetto, è Joker, no? Questo personaggio, Eugenio mi guarda, ma si chiama così, si chiama Joker, hai fatto in maniera, non te ne sei accorta, ma hai utilizzato un personaggio della filmografia attuale. Guardate l'abbigliamento, la doppiezza della versione maschile e femminile, e quindi il male e il bene come giocano tra di loro. Quello che diciamo vorrei dire in conclusione di questa visione dell'autrice è che praticamente Eugenia Musolino l'unica cosa che non fa è non mettere in evidenza quello che facevano gli altri artisti, ovvero i tempi della persecuzione, perché se tu non segue verrai perseguitato, non lo può fare. Probabilmente la libertà dell'artista è stata proprio questa, avere saputo rappresentare libera di muoversi all'interno di coordinate spaziali che non hanno un vero e proprio perimetro, un vero e proprio recinto, mentre un tempo il tema della persecuzione in campo religioso proprio metteva in evidenza questo. Se con Giovanni si intravede il tema della salvezza definitiva, una cosa è certa, che Giovanni preannuncia come Dio possa dimorare in mezzo agli uomini, e credo che questo libro possa dimorare tra di noi, non come ammonimento, ma come processo, no? Di identificazione simbolica di quello che è stato e di quello che potrebbe essere quando questo Amen possa, segno democratico, parola democratica per tutti, quando questo Amen possa accogliere e riunire le trame della nostra vita, le stesse reti che Eugenia utilizza, questo ordito e questa trama di cui prima si accennava, e questa rete che rappresenta continuamente, vedete che si vedono degli aspetti quasi retificati in tutte le immagini, è come se fosse una rete non da pescatore, ma è quasi come se fosse un effetto filmografico che riunisce il filo d'Arianna, il filo di Eugenia. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione e mi piacerebbe magari sentire qualcosa in più da Don Denisi, che ho visto prendere appunti, e siccome questo è un luogo non solo di osservazione del piacere della carta, essendo una domenica di carta abbiamo avuto il gusto, magari non abbiamo avuto il gusto di toccare la carta, l'abbiamo lasciata alla nostra ballerina per qualche ora, ma è il piacere anche poi assaporare il gusto della parola. 3 minuti solo.
Anzitutto ritengo che non è una semplice coincidenza che questa manifestazione si svolga oggi, domenica 14 ottobre, quando stamattina a Roma, in piazza San Pietro, il Papa Francesco ha canonizzato Papa Paolo VI, che è stato il Papa degli artisti, il Papa che non solo ha costituito nel Vaticano la Pinacoteca dell'arte contemporanea, ma ricevendo gli artisti ha chiesto perdono, perché disse: la Chiesa forse vi ha abbandonati, è colpa della Chiesa se voi non avete collaborato come avveniva ai tempi del Rinascimento, quando il mecenatismo, questo è stato mecenatismo il gesto di Eugenia, tra la Chiesa e gli artisti ha creato quei capolavori, a cominciare dalla Cappella Sistina, ma tutti gli altri capolavori. Ebbene, ha chiesto il Papa, facciamo pace, facciamo un'alleanza nuova. E alla fine del Concilio, tra i 6 messaggi che ha indirizzato alle categorie più diverse della terra, degli uomini di cultura, uno è dedicato agli artisti, il messaggio agli artisti. Seconda cosa che voglio sottolineare, la nostra terra di Calabria non è estranea a queste manifestazioni, a queste interpretazioni della parola di Dio attraverso il linguaggio simbolico della pittura, come ha fatto Eugenia con l'Apocalisse. Tutti sapete che a Rossano c'è il Codex Purpureus, il Vangelo con iconografia, miniature, che sono che cosa? Commenti interpretati secondo il linguaggio pittorico di quel tempo. Ma non solo. Giovanni Gioacchino da Fiore, con le sue visioni, così le chiamava, ha lasciato la teologia della storia, la teologia della terza età, dello Spirito Santo, in quelle rappresentazioni sulle quali i teologi nel corso dei tempi ancora oggi si rompono la testa, perché sono più perfette dei trattati di teologia, più compendiosi, più ricchi. E ultima cosa, Eugenia, Peppe, che cos'è questo libro? Ci siamo dimenticati delle livre d'Ezer, i libri delle ore, che erano tutto questo, ma che ce lo potevano avere solo le regine, poteva essere solo nelle corti degli imperatori e dei re, il re Sole e tutti quanti gli altri. Ebbene, Eugenia l'ha reso popolare, queste interpretazioni, questa pittura che è sì simbolica, io preferisco chiamarla mistica, trascendentale, perché coniuga insieme poesia, filosofia, teologia, ma soprattutto arte. E l'arte parla un suo linguaggio che non va solo, come diceva Valerio, alla testa, ma va al cuore, va ai sentimenti. E noi possiamo partecipare guardando queste immagini veramente con tutto il trasporto dei nostri sentimenti al contenuto dell'Apocalisse. Finisco? Io ho qui un libro,
l'ho trovato stanotte nella mia biblioteca. È un libro simile a questo, un libro che commenta con 12 quadri il libro della Didache, che risale quasi al tempo dell'Apocalisse, al secondo secolo probabilmente, massimo terzo, ma forse secondo. Sapete da chi è stato commentato? Leggi, Giuseppe. Secondo me, intanto le illustrazioni di Ivo Nespolo, quindi già indica un atteggiamento di grande contemporaneità. Io non vorrei che vai a cercare la dottrina dei 12 apostoli con le illustrazioni di Ugo Nespolo e Didache, quindi praticamente dedicato all'arte, in senso, considerate anche questo, che Nespolo, tanto posso permettermi, questo è lo stile di quello che, di colui il quale è stato uno dei padri, no, delle tecniche grafiche per eccellenza, in cui naturalmente l'effetto più che altro dal taglio, permettetemi il termine, quasi pubblicitario, nel senso che ha proprio questo senso divulgativo, no, cartellonistico. Però, Peppe, questo libro non ce l'ho solo io. Artemi ha pubblicato certamente migliaia di copie. Ce l'hanno tutti quelli che lo vogliono avere, non so quanto costa, io l'ho avuto gratis, non so da chi. Perché il libro con i quadri di Eugenia deve essere unico e riservato all'archivio? Sì, lo capisco, l'archivio diventa più prezioso quando un libro è unico, però chi lo può vedere, chi può goderselo? Se invece venisse moltiplicato in questo modo, e merita il libro e i quadri di Eugenia di essere moltiplicati in questo modo. Noi l'applauso all'idea di Don Elisi, perché noi l'abbiamo anche detto con la direttrice, con la dottoressa Minasi, anzi quando l'abbiamo visto per la prima volta, e naturalmente insieme ecco alla Titti, che è sempre presente in questi momenti, abbiamo avuto paura che accadesse quello che accadeva nel film Il nome della rosa, cioè perché sfogliando delicatamente questo libro abbiamo pensato quasi un sortileggio, no? una cosa, però è chiaro il problema, però Don Denisi è uno e uno solo, che è un problema prettamente calabrese, è vero caro Presidente Trombetta, che mi guarda con attenzione, sicuramente è attento e sta lavorando con la sua mente. Il problema di un'editoria vera e autentica che possa promuovere Eugenia Musolino, ma possa promuovere intellettuali che sono qui, che ci onorano stasera, ce ne sono tanti, e che il problema è uno e uno solo. Abbiamo le opere, ma non abbiamo chi promuove, e l'autore non può essere il promotore di se stesso. Piangere che in Calabria non ci sono i soldi, siamo poveri, ricchi di intelligenze, ricchi di cultura, di arte, e poi ci mancano i soldi, perché si spendono per tante altre cose e per queste non si trovano. Puoi ricordare, Giuseppe, che da qualche mese la chiesa di San Giorgio... Prego, Nino. Sì, naturalmente questo noi l'abbiamo ribadito, che dal primo di settembre appunto Don Nuccio Cannizzaro è appunto il parroco degli artisti, e la chiesa, il Tempio della Vittoria, è il luogo deputato affinché ci sarà anche presto una collaborazione con le muse, perché è chiaro che non poteva non essere, non poteva non essere così. Ma il problema è, Don Denisi, gli intellettuali come voi, come alcuni che sono qua dentro, dovrebbero cercare di rendere, abbiamo questo problema della divulgazione, perché l'archivio, mi ricordo una manifestazione che abbiamo fatto con Mirella, si intitolava 11 chilometri di carte, se non sbaglio, perché la direttrice ci portò ad
attraversare i corridoi dei sotterranei di questa struttura fu una cosa bellissima, perché abbiamo visto per la prima volta come funziona un archivio da un punto di vista. Quindi abbiamo assaporato il sapore delle carte, ma le carte occorre divulgarle, occorre promuoverle, e sappiamo bene che un libro del genere, perché abbiamo, l'abbiamo quasi quasi, abbiamo creato quasi un altare per un testo del genere, e la nostra giovanissima amica ha sfogliato lei per noi, perché lei rappresentava noi in quel momento, anche perché un libro del genere va fruito tra le sue pagine. Ma questa è una pagina di storia, come si vuol dire, il problema dell'editoria, che va affrontato in maniera chiara, consapevole e anche politicamente corretta, perché anche l'editoria ha una sua politica. Preside Trombetta, mi guarda, le deve dire qualcosa, un suo intervento lo dobbiamo sentire o no? Prego, venga qui, magari anche l'amico, prego, prego. No, era un'indicazione, non guardavo lui, assolutamente no. Ecco, io non sono un artista, ma al di là del valore artistico o degli altri valori che sono stati individuati su basi semantiche, linguistiche, culturali, un po' lontana da noi, io volevo, e l'ho fatto già, in questo momento, guardare il mio amico Nino Megali e guardare Eugenia Musolino. Che è assurda al mondo della cultura in maniera prepotente e in maniera personale. E io la sto ricordando, la sto portando al mio cuore. Certo, i tempi sono lunghi e sono lontani da noi, ma c'era una volta una bimbetta, una ragazzina, bellina, silenziosa, taciturna, modesta nelle apparenze, nonostante il nome al maschile di Eugenio Musolino. Quel nome non ha influito su di lei. La sua è stata una formazione umanistica, una crescita individuale, una emancipazione, diciamo, anche da quel marito, quel mio, che era un presentatore ufficiale di tutte le presentazioni che si facevano qui a Reggio, e sorrideva. Un tempo sembrava che sogghignasse, ma sorrideva così come abitudine sorridere sempre, e ha lasciato alla moglie la serenità di dedicarsi a questi lavori che veramente fanno onore a tutti noi. Per quanto riguarda la pubblicazione del libro, di questo libro, ci sono degli editori calabresi che si fanno pagare a peso d'oro. Noi, Don Denisi, noi abbiamo un regino che nell'ambito della Chiesa è ordinario militare per l'Italia.
questo Regino che io conosco e a cui voglio bene tanto quanto volevo bene a lei Nicolina, questo Regino potrebbe a un certo punto, frequentando gli ambienti vaticani e militari, potrebbe darci anche una indicazione a cui rivolgerci. Questo Regino si chiama Don Santo Marzano ed è un santo, veramente santo, ha insegnato 12 anni con me, veramente santo, laureato in economia e commercio, si fece prete dopo la laurea, conseguì la laurea in teologia e ora è ordinario militare per l'Italia, la massima carica in Italia. Ragazzi, bisogna vedere se è un santo che fa miracoli. Era una indicazione perché non restasse soltanto un'idea, ma potrebbe avere delle conoscenze tali da mettere assieme i due regini che in questo momento rappresentano maggiormente i nostri sentimenti. Complimenti e complimenti al grande marito che ha avuto un grosso merito di creare e di dare spazio alla moglie. Grazie. Io direi in conclusione appunto alla nostra Eugenia di concludere, anche perché insomma hanno risposto gli amici, hanno risposto tutti coloro i quali insomma abbiamo avuto una bella riscoperta insomma stasera, e quindi insomma a te il compito, anche perché questa è una foto, direi una foto di famiglia, perché insomma in periodi storici ci siamo conosciuti tutti in maniera voglio dire sia amichevole che poi culturale, quindi è una classica foto da album di famiglia. Quindi Eugenia, a te il compito di concludere questa tua serata, perché la serata è stata tua. Sono emozionatissima naturalmente e incomincio con ringraziare tutti voi per essere venuti e per aver dimostrato questa partecipazione affettiva e il desiderio di conoscere, che è secondo me la cosa più bella, perché conoscere significa per me allargare gli orizzonti, andare oltre e andarci sia con la mente sia con il cuore, ma ci permette e mi ha permesso non solo di conoscere me stessa e i miei limiti, ma di amare sempre di più il mio prossimo, nonostante tutto, aggiungo io, nonostante tutto. E quindi per me è importante vedervi qua e con tutta la vostra partecipazione, con tutto il vostro amore. Usiamo questa parola perché senza amore non si fa niente e non si va da nessuna parte. Ci vuole amore. E siccome San Giovanni l'ha sempre detto, lo diceva sempre, amatevi, perché questo è il messaggio che ci dà e ci ha sempre lasciato il Messia, Gesù Cristo, che è morto per noi, per la nostra salvezza. Amatevi, perché è l'unica cosa che ci fa capire perché ci siamo, perché viviamo. Ecco, questo è il messaggio che io
vi do e che io ho capito nella vostra partecipazione. Poi mi rivolgo all'archivio, alla direttrice, alla nuova direttrice, che appena ha sentito che il libro era finito mi ha coinvolta e mi ha detto: qui e solo qui. E siccome io vivo l'archivio come se fosse la mia casa, mi sento nella mia casa. Mi hanno accolta in un modo straordinario. Pensate che in 3 anni, perché ho impiegato 3 anni per fare questo libro, bene, hanno dovuto sopportare la mia presenza, perché io venivo, spiegavo alcune cose che avevo capito, quindi non si sono mai ribellati, ma mi hanno sempre accolta con grandissimo affetto e mi hanno accompagnata, tra le altre cose, nei momenti di sofferenza, perché in 3 anni succede di tutto, naturalmente, come tutti gli esseri umani. Quindi, e loro pazienti, sono stati veramente pazienti, ma proprio pazienti, cioè amore, mi hanno dato amore, mi hanno dato il carburante che è fondamentale per poter fare questo lavoro che mi ha coinvolta in modo proprio straordinario. Dirvi che effettivamente attraverso la lettura, perché ho dovuto leggere tantissimo, cercare di capire, non solo con la mente al solito, ma col cuore, andare all'interno del testo, vivere il testo nel passato e nel presente. Per me è stato una battaglia a certi momenti, ma è stata una battaglia perché molte volte non capivo e non riuscivo a stabilire come, perché poi se anche capisci e vuoi riprodurre in immagine è una cosa difficile, ti devi quasi liberare completamente, devi liberare la mente per poter produrre, cioè per dopo aver sedimentato ciò che tu hai capito, ma sempre con quella uso una parola, fede. Cioè, se tu non credi al testo e alle parole e a quello che San Giovanni ha visto, perché io credo nelle sue visioni, in ciò che lui ha visto, ci credo. Allora, se non avessi percepito questo, non avrei potuto farlo, perché è di una difficoltà immane. Quindi ecco il mio racconto dell'iter di questo, il percorso che ho fatto per poter disegnare, per poter lavorare su questo testo. Poi voglio ringraziare Mirella, che anche lei ha partecipato in tutti questi anni a questo mio modo bizzarro di fare, di dire, poi, perché sono bizzarra, sono strana, non perché sono artista, non perché, no, ma io non è che mi sento artista, io dico strano, mi sento come tutti gli altri, nel senso proprio che guardo le persone e mi accorgo che anche le altre persone sono bizzarre. Se io sono bizzarra, io dico il mio prossimo è mi appartiene lo stesso, e effettivamente così vai a scoprire questo modo artistico di vivere la vita, perché la vita è arte, oltre che, ed è amore è arte. E poi devo ringraziare Valerio, che è andato via, che è straordinario, naturalmente, e Giuseppe mi conosce nelle mie stramberie, mi conosce nei miei colpi di testa, mi conosce proprio, mi ha accompagnata in questi 20 anni, sì, 20 anni, veramente. Mio marito, lo avete capito chi è? Avete ben capito chi è? Quindi, appunto,
E poi le parole del preside, le parole di Don De Nisi. Mi si dice, perché non riprodurre il testo? Intanto io ho fatto un altro testo prima di questo, che è appunto il Vangelo, ho illustrato il Vangelo della Domenica di San Matteo, che ho regalato alla Chiesa per gli 80 anni, se non mi sbaglio, alla Chiesa sì, di San Giorgio, al Corso. Gli 80 anni dalla inaugurazione, ecco. E anche quello è un volume unico. Perché? Perché per stamparlo naturalmente ci vogliono soldi, e sinceramente voi sapete che gli artisti questi soldi né a me va di chiedere, di andare, no, mi sono detto no, di porte in faccia li ho avuti, se ho i soldi lo faccio io, se no ringrazio abbondantemente e così sia, dico. Quindi sì, non lo so, quindi anche per questo certamente non andrò, sì, ma certamente faccio la prepotente, e certamente non è che si può andare a fare copie di questo volume, a me è impossibile, se ci sarà qualcuno sarà diverso. E non so se ho finito. Okay. Allora, grazie Eugenia, grazie anche a Don De Nisi, che è il preside trombetta. Allora, è stata una magnifica domenica di carta, perché veramente abbiamo promosso il materiale cartaceo, però nello stesso tempo si è sprigionata, insomma, in questo dibattito, in questa presentazione, l'amore che si respira in archivio, ecco, la familiarità tra tutti noi. Per me è stata la prima domenica di carta da direttore, e comunque è stata molto emozionante e sono stata molto contenta di avere al mio fianco il mio grande direttore, Mirella Marra, che sarà sempre insostituibile, che i suoi insegnamenti, ecco, se ci sono questi eventi sono grazie a lei, tutto grandi pazzi di questo studio. Grazie a tutti. Melito TV all'Archivio di Stato di Reggio Calabria per un evento importante. L'artista regina Eugenia Musolino ci ha abituato in questi anni a grandi episodi della sua attività professionale, e non a caso l'Apocalisse di Giovanni diventa tredunion di tre anni legati alla lettura del testo, il testo quello ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana del 2008, appunto l'Apocalisse di Giovanni. Anni divenuto da oggi un vero e proprio libro d'artista in un'unica copia. Il perché di una scelta? Per un discorso di conoscenza e di fede. Conoscere ti fa amare di più, ti fa amare di più la tua religione, ma anche gli altri. Diventa fondamentale questo tipo di rapporto. Lo studio di questo testo ti allarga gli orizzonti culturali, ma e nello stesso tempo ti fa amare, perché ti fa conoscere chi sei, e dunque riesci ad amare sempre di più anche gli altri. La sua attenzione oggi, in base alla, possiamo dire, un'esperienza quarantennale sicuramente. Diciamo che io sono nata artista, anche se poi ho fatto altro. Sono una ragioniera, laureata in economia e commercio, insegnante di francese, nonché sempre artista, sempre. E io non ho fatto altro che sviluppare queste mie caratteristiche con una fede che mi è stata tramandata dalla sofferenza, perché io sono nata nel dopoguerra, nel periodo tra la pace e la guerra, e dunque in un momento difficile,
questo momento difficile di gioia ma di sofferenza mi è stato donato ed io l'ho fatto diventare dentro di me e fuori di me qualcosa da donare agli altri. La conoscenza dei libri sacri, la conoscenza della nostra cultura, del mito, ecco le nostre radici. Direttore di Archivio di Stato, Maria Fortunata Minasi, che promuove ancora una volta le domeniche di carta qui all'archivio. Buonasera. Domenica di Carta è una manifestazione che è indetta dal Ministero dei Beni Culturali per promuovere i monumenti di carta racchiusi nelle biblioteche e negli archivi. Sono chilometri e chilometri di carta che raccontano la storia del territorio, quella storia amministrativa e sociale. E le carte prendono vita quando c'è il momento della valorizzazione, tipo questa serata come oggi, no? Perché noi diamo voce a queste carte. Le carte ci raccontano quindi del loro passato, ma sono un'indicazione per poter proseguire la nostra vita e poter conoscerci meglio ed avere quell'identità personale che è importantissimo per l'individuo. Ha partecipato oggi alla manifestazione, ma è stata per lungo tempo padrona di casa dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, ci ha insegnato ad amare il piacere delle carte e il gusto di leggere i documenti, Mirella Marra, che tra l'altro stasera è intervenuta sull'atto come donazione all'Archivio di Stato. Sì, sono stata molto felice di essere qui stasera con l'associazione Le Muse e testimoniare comunque l'amore di Eugenia Musolino nei confronti dell'archivio. Questa è stata la cosa più importante, ritengo, e più bella dell'intervento mio. Più importante perché Eugenia dal 2010 ha cominciato un'attività di collaborazione con l'archivio. Il primo suo dono è del 2012, si è formalizzato nel 2012, abbiamo concluso la procedura e sono 31 calcografie che hanno un loro valore, non solo un valore di cuore ma proprio un valore monetario, un valore assolutamente materiale. Quindi è un accrescimento del patrimonio della comunità che Eugenia ha procurato a tutta quanta la città di Reggio, e questo lo trovo molto importante. La nostra collaborazione con l'artista Musolino è continuata negli anni e ad esempio abbiamo fatto un'altra manifestazione nel 2013, anche insieme alle Muse, all'associazione Le Muse, abbiamo promosso il Vangelo della Domenica illustrato da Eugenia Musolino e donato alla parrocchia di San Giorgio Ancorso nel 2015. Quindi diciamo che il rapporto di fusione, di collaborazione che c'è stato tra tutti quanti noi ha dato forza a questo discorso e forza al valore anche della promozione di quest'ultimo lavoro, di questa serata e di ciò che deve essere il futuro di promozione del lavoro di Eugenia Musolino e in questo caso della rappresentazione interiormente vissuta da lei del Vangelo dell'Apocalisse di San Giovanni. È stato importante anche sentire la sua testimonianza, perché in realtà io e i colleghi ricordiamo quando lei veniva al mattino e ci diceva: ho letto, studiato questa cosa, la sto metabolizzando, tu che ne pensi? Ecco, per me rivivere quei giorni del mio vissuto dentro questo archivio è stato straordinariamente bello e anche questo la ritengo una grazia di Dio. Amen, amen.